E qui dietro abbiamo il modulo antincendio, che è composto dalla vasca, da una motopompa e da due nastri. Poi andremo a vedere in particolare come funziona. Allora, questa è la dotazione di un volontario di antincendio boschivo, quindi abbiamo la tuta, che è una tuta ignifuga, quindi vuol dire che resiste al calore elevato per una quantità di minuti, dipende dalla qualità, dal tipo di tuta. Adesso noi diciamo che non potremo andare a spegnere l'incendio come siamo messi adesso, quindi con la manica arrotolata, con l'orologio. Però diciamo che bisogna comunque avere, non bisogna assolutamente avere vestiti sintetici, nel senso che mediamente noi quando interveniamo sotto questa tuta abbiamo un sottotuta sempre di materiali naturali, lana o cotone ignifugo, che garantiscono una protezione del corpo al calore per tempi prolungati. Questo è il casco che abbiamo in dotazione, ogni associazione ha le proprie dotazioni, noi abbiamo anche una visiera che protegge gli occhi dal calore e comunque tutto il viso. Sembra un po' Guerre Stellari quando chiudiamo. Però utile, esatto. come questa mantella qua dietro, e anche questa serve per proteggere il capo. Esatto. Come protezione civile noi operiamo a livello di antincendio boschivo, quindi non interveniamo mai quando c'è un incendio su edifici o comunque su strutture che non siano sostanzialmente civili. Quindi noi interveniamo quando c'è un incendio su un bosco, su un prato, su un argine. Spesso lavoriamo in sinergia con i vigili del fuoco, nel senso che chiaramente un incendio non è che sta lì fermo, cioè l'incendio si sposta e può anche avvicinarsi a zone abitate piuttosto che a residenze, quindi molto spesso si lavora insieme. Però noi interveniamo, ci compete solo l'antincendio boschivo. Siamo volontari. E quando interveniamo, adesso noi faremo vedere come funziona nel dettaglio questo mezzo qua, bisogna essere come minimo in due, però meglio quattro diciamo, e poi anche a seconda della circostanza, nel senso che... Scusa Antonio, tenete presente che dalla chiamata abbiamo 20 minuti e arriva sul punto del fuoco, quindi il lampeggiante blu a volte, quando ce lo dicono, vai. Devi correre 20 minuti, mollare dove sei, dar caricarti la macchina, attrezzature ed essere sul punto del fuoco. Sì, quindi noi ogni associazione di protezione civile, a seconda delle proprie specializzazioni, nel nostro caso la protezione civile di Nove siamo specializzati anche in antincendio boschivo, abbiamo un territorio di competenza da coprire, quindi se qualcuno chiama per un evento che succede dentro quel territorio siamo noi che interveniamo. Questo è il mezzo, come ha detto prima Loris, è il mezzo più veloce, più versatile, che ci consente di raggiungere il luogo dell'incendio o comunque dell'emergenza, ed è sempre attrezzato come lo state vedendo adesso, quindi è dotato di un modulo antincendio. Il modulo antincendio è composto da un serbatoio d'acqua, che è questa vasca metallica che vedete qua dietro, che tiene 600 litri d'acqua. La riempiamo dove è possibile farlo, se troviamo degli idranti, che sono quelle colonnine rosse che usano anche i pompieri, utilizziamo quello. Il caricamento della vasca è rapidissimo, perché nel giro di 3 minuti la vasca è piena. Dopodiché c'è una motopompa che aspira l'acqua dal serbatoio e lo invia a questi tubi che vedete avvolti in queste due bobine, che si chiamano naspi, che a loro volta hanno collegata una lancia, che poi è questa che distribuisce l'acqua sul fronte del fuoco, e poi Loris vi mostrerà in che maniera. Quindi ripeto, due persone come minimo, una persona resta qui a presidiare il funzionamento del mezzo, della motopompa, e l'altra persona o più persone vanno nel fronte del fuoco. Questi due naspi possono operare in modo contemporaneo oppure anche uno alla volta. Nel nostro caso la lunghezza del tubo è di 50 metri, se dobbiamo raggiungere una distanza più lunga abbiamo la possibilità di raccordare i due naspi, quindi arriviamo a 100 metri al massimo. Chiaramente alla fine potremo utilizzare una sola lancia. Quindi adesso Loris, faremo finta, simuleremo che ci sia il fuoco lì in fondo, quindi Loris con voi andrà laggiù, mentre io resto qua a operare sulla motopompa. Ecco, immaginate, oggi siamo in piano. Generalmente nel bosco si è mai in piano, quindi si scende in posto scosceso, impervio, in mezzo rame, magari arbusti. Dai, venite con me. Per qua, nessuno davanti.
Adesso in questo momento io sono staccato da lui, magari non riesco neanche a vederlo perché lui è sulla strada. Io sono passato in mezzo alle piante, non lo vedo più. L'unico modo che ho per parlare con lui è avere la radio. Adesso non ce l'ho, però è a bordo. Quando si esce è sempre la radio. Io comunico con Antonio e gli chiedo di darmi acqua. Sono arrivato Antonio nel fronte del fuoco, accendi pure. E lui mi dà. Attenzione. A questo punto aggredisco il fuoco. Vediamo che la pianta sia il nostro fronte del fuoco. La lancia funziona così. Vado a guagliare in alto. Spostando questa leva in avanti, mi utilizzo e faccio il sottobosco che brucia l'erba. Poi ancora la pianta, ancora in alto, brucia ancora il tronco. Bene, funziona così. Perché noi sappiamo che il fuoco lo spegniamo per soffocamento e per affrescamento. Giusto? Quando lo chiudo bene in tutta l'acqua, lo soffoco. Quando gli sfrutto l'acqua addosso, comunque lo raffresco. Quindi perdendo il calore il fuoco si spegne. Perché se io ci metto una, se io utilizzassi una manichetta normale, con la pressione dell'acqua la manichetta si chiude, ok? Quindi ha un filo d'acciaio, una serpentina d'acciaio che passa in mezzo e la fine è sempre. Marco, dobbiamo, lo tengo qua. L'operatore deve essere sempre sicuro di avere, di quello che lavora sulla pompa, deve essere di avere la visibilità di chi lavora sulla lancia. In questo caso mi ha alzato il braccio, vuol dire che posso, è pronto, posso attaccare la motocombra. Uno di voi che io funge? Io allora, ognuno. Funziona proprio come taglierba, un off, prendi, accende un pochino, vai, ok? E adesso con forza, magari si viene di fare meglio, devi tirare. In alta pressione perché lavora sotto la motopompa, ok? Ed è una lancia che si può utilizzare in due modi. Allora, quello che stai facendo tu, mettere la mano davanti, no di sicuro perché te la porta via. Si può utilizzare sugli incendi di chioma, quindi riusciamo a raggiungere le chiome delle piante, riusciamo ad arrivare a lunghe distanze, ok? Ma soprattutto riusciamo anche a fare in modo che l'acqua difenda noi dal fuoco, in questo modo. Ok? Noi possiamo procedere con la lancia e nessuno ci fa male, ok? Quindi allora, fuoco in chioma e fuoco di protezione. Prima la protezione nostra e poi la verifica, la bonifica di quello che è l'incendio. Allora, uno alla volta, chi vuol provare? Una mano sulla lancia e una sulla leva di comando. La manica te la tengo io. Un altro che vuol provare? Allora, chi ha provato si mette là da una parte che poi... Venite tutti di qua per favore, venite tutti qua di fronte a me, non dietro, grazie. L'avevo!